Poi paradossalmente hanno fatto questa parabola di andata e di ritorno, quindi da questo punto di vista è molto interessante ricostruire quali erano le posizioni per capire come sono state rilette e sono poi ritornate. Così, proprio in questo, secondo questa genealogia, mi veniva da... Quando è stata la presentazione del testo curato da Paola Rudden, se non sbaglio, a un certo punto si è arrivato anche a parlare parallelamente alla morte del patriarcato, se non sbaglio anche di morte del capitalismo. Non so, non ricordo qual era la ricercatrice o la studiosa che aveva fatto questo, però è Ah, interessante. forse la Diana Sartori. È interessante come, no? Ah, io non sono troppo esperto di morte del patriarcato, però insomma l'espressione di morte del capitalismo mi ha lasciato un po', quindi non so, ricostruire quella fetta di femminismo degli anni 70 forse serve anche a tenere distanti certi tipi di così, con quali si può confrontarsi, ma che forse sono un po' più, mi lasciano un po' più. No, vabbè, non c'è dubbio che se lei intendeva parlare di capitalismo femminista, quel Ah, capitalismo di sì. magari non c'è più, quindi anche rivedere un po' come il capitalismo non si presenta sempre esattamente con la stessa faccia o con le stesse forme. Allora, forse probabilmente così come quando si parla di fine del patriarcato non significa che il patriarcato non c'è più, ma dire, come si riconfigurano gli assetti di potere dentro contesti nuovi, probabilmente lei però voleva dire. No, ma dovevo arrivare attraverso, cioè, ho fatto riferimento a quell'occasione perché mi interessava un po' capire l'ultimo punto che era stato l'ultimo punto che era stato così elencato, quello rispetto al dialogo fra Brown e Moanti. Non so, io non ho letto tutto il libro della Brown, però leggendo il testo di Brown ho avuto un po' l'impressione che, come dire, il dialogo fatto fra Foucault, Marx, adesso lo dico un po' magari brutalmente, però avesse un approccio, non so se accademico è l'espressione adatta, però che parlasse molto poco dei soggetti e che fosse come molto un discorso Ora chiamiamo la Luda. no, sono andato solo per No, sì, forse cioè, è c'è il proprio dubbio che il tentativo di farvi dialogare le il taglio, due infatti ho detto che i linguaggi di questo l'approccio metodologico sono completamente diversi, anche perché la Moanti proviene da Cultural Studies e lei invece è una delle dentro alla teoria politica. Ma non sono sicura che non ci siano i soggetti. Quello che Brown non fa è quello di voler dare delle risposte. Cioè lei è come se squadernasse i problemi, decostruisse le categorie, facesse emergere i nodi problematici, però poi le risposte devono essere cercate e individuate appunto da chi ritiene di dover cercare a partire proprio invece dalle soggettività. Mi sembra che invece il suo sia un tentativo molto più aperto, che, però non c'è dubbio che il linguaggio molto accademico anche lì siamo dentro a una corrente di riflessione politica femminista che ha voluto intrattenere questo braccio di ferro con il pensiero politico mainstream, no? Non a caso lei parte proprio con questo dialogo, critica con i pensatori politici. Quindi in qualche modo questo ha dato dei frutti molto importanti, perché questa decostruzione che è stata fatta del pensiero politico ha poi permesso come dire, ha gettato le basi su cui pensare una riflessione politica di costruzione delle categorie politiche, no? In senso positivo e non soltanto in senso decostruttivo in un qualche modo. Però Sì, lei. c'è un grosso dialogo sia con Derrida che con Benning, quindi Sì, questo certo. è quello che mi... Sì. Sono altre domande? No, magari se c'è il tempo, allora se interessa a tutti possiamo tornare sulla pedagogia femminista che propone alla fine del libro, ma più che altro perché mi sembra interessante perché leggendolo a me ponevano un po' il problema che
Noi ad esempio qui facciamo un seminario di autoformazione per parlare di questi temi, perché ci sembra anche centrale usare, no, il sapere in un certo modo. E quindi mi ha interrogato molto la parte finale in cui parlava, faceva la critica dei Women's Studies in Accademia Americana, cosa significano, che spazio hanno aperto, però quali sono i limiti, no, di apertura rispetto e di chiusura. Gli orizzonti sono veramente diversi. È infatti per quello. È uno che rimane un po' perplesso, però. Non si pone il problema. Da noi il problema non si pone. Non si può. Qui da noi non si pone il problema. E non si pone il problema perché sono state fatte delle scelte molto precise, no? Proprio negli anni 80, quando evidentemente poteva esserci lo spazio per invece creare dipartimenti di Women's Studies e poi di Gender Studies nelle università italiane. Questa è stata una scelta che non è stata fatta dalle studiose che si occupavano di Women's Studies, perché si riteneva che questo avrebbe finito per creare dei dipartimenti ghettizzanti, mentre la questione era quella di far circolare il sapere. In realtà il sapere non è circolato e i dipartimenti non si sono costruiti. Certo, la scelta di costruire un dipartimento vuol dire fare un discorso che ha due facce. Una è quella di creare una struttura che sia in grado di sfidare la narrazione dominante, dare voce a chi questa voce non ce l'aveva. Cioè, quando i dipartimenti di Women's Studies sono stati creati negli Stati Uniti, la storia, la filosofia, la politica erano contrassegnati dall'assenza delle donne, ma anche come, no, soggetti, non soltanto come voci che interloquivano. Quindi questo ha fatto sì che si creassero le premesse per un sapere che fosse effettivamente espressione delle pratiche politiche del movimento. Il nesso prassi e teoria è un nesso molto forte nell'esperienza femminista. Non c'è teoria femminista se non è legata alla prassi femminista. Non esiste la teoria, o comunque non poteva esistere, diciamo così, la teoria sganciata dalle pratiche, dalle relazioni fra donne, dalle modalità di relazione fra donne. Questo ha avuto un effetto significativo perché ha creato effettivamente la possibilità di dare spazio, dare visibilità, promuovere ricerche e sapere nell'ambito dei Women's Studies, ma poi appunto questo si è allargato ai Gender Studies e anche alle teorie queer, eccetera. Però c'è il problema del nesso prassi-teoria, e questo è lo scarto che produce il rischio della istituzionalizzazione e quindi della normativizzazione anche, dello sganciare ad un certo punto le logiche a cui tu devi rispondere sono le logiche proprie di un'istituzione come l'istituzione universitaria. E quindi rimane fuori tutto ciò che non rientra nella logica dell'istituzione, tutto ciò che non ti legittima in un qualche modo. Proprio l'altro giorno, facendo una lezione sul nesso donne, genere e guerra, citavo il testo, tra l'altro, di un uomo, di uno storico delle relazioni, di uno studioso di relazioni internazionali, che aveva pubblicato nel 2002 un libro che si chiamava Gender and War, e lui nell'introduzione dice: in realtà questa idea l'aveva avuto 15 anni prima, ed era l'idea migliore, quella più proficua, l'avevo messa nel cassetto perché in quel momento non era una idea spendibile a livello accademico. Quando ho avuto la tenure, allora ho tirato fuori dal cassetto questa idea e ho potuto scrivere il libro, scritto da un uomo, quindi nemmeno da una studiosa femminista. E questo è il problema, questa è la questione della logica. Allora, la Brown e la Moanti dicono: bisogna fare in modo che rimanga aperto e fecondo questo canale. Ma la questione non è semplice, perché ripeto, poi ci sono le logiche
no, organizzative, ci sono le logiche istituzionali, e questo effettivamente è un elemento che può essere un elemento problematizzante. Problematizzante perché non ti legittima a livello accademico, quindi magari questo significa non avere risorse, non avere possibilità di promuovere altre ricerche, di non poter aprire spazi, e allo stesso tempo però l'istituzionalizzazione fa perdere il nesso. Allora, la questione dei Women's Studies forse ci dovrebbe far riflettere, ma forse in Italia abbiamo fatto la scelta giusta, perché laddove si sono aperti degli spazi in realtà poi le questioni sono abbastanza complicate. Forse in realtà questa circolazione del sapere può avvenire soltanto in luoghi altri che non sono i luoghi dell'università. Io ho l'esperienza di due luoghi, cioè il tentativo di aver introdotto questioni relative alla riflessione femminista nell'università, e però anche un luogo altro che è la scuola estiva della Società Italiana delle Storiche, che tutti gli anni organizza i propri corsi, e naturalmente i due contesti sono contesti diversi, per quello che mi riguarda non tanto nel contenuto, ma quanto per esempio rispetto alle questioni del potere. Se tu fai un corso all'università, comunque ti devi porre il problema del potere, che non ti poni in un luogo come la scuola estiva della Società Italiana delle Storiche, che non ha esami, non ti deve dare crediti, non ti deve promuovere o non ti deve bruciare. E questo è il problema. Allora, dentro uno spazio, cioè se i Women's Studies sono spazi di resistenza, cioè siamo proprio sicuri che la battaglia dentro l'università sia quella da combattere, se noi intendiamo quello come spazio di resistenza? Perché, come dire, si può intendere in tanti modi, si può intendere dentro la politica delle pari opportunità, e quindi è bene promuovere i corsi di Women's Studies dentro la logica delle pari opportunità, ma se invece della logica delle pari opportunità o della creazione semplicemente di luoghi c'è invece una battaglia politica che tu devi fare e che tu ritieni sia dentro una certa pratica femminista, la questione è, ripeto, un pochino più complicata. Nessuno parla. Ma no, una domanda, ancora non so ben chiara neanche io, però c'è cioè, tipo uno degli aspetti che prima ha fatto pensare di questo testo, alcune parti le avevo già lette, cioè il suo saggio sotto gli occhi dell'Occidente, insomma l'avevo letto in passato in inglese, insomma anche altre cose, però averlo adesso qui il volume in italiano, mettendo da parte così la mia particolare dislessia, anzi con la lingua inglese, insomma era fatto, cioè, sono andata dentro. Meglio, uno degli aspetti insomma che mi ha colpito molto la continua riflessione che fa Moanti anche sul linguaggio che abbiamo a disposizione, no? Infatti prima quando dicevi la questione appunto nord, sud, oriente, occidente, anche se appunto nell'ambito del femminismo postcoloniale era mai stata intesa come, diciamo, veramente in termini geografici, ma erano appunto delle geografie di tipo politico, insomma, e sociale. Però Moanti dice oggi abbiamo altre parole, abbiamo altri strumenti, abbiamo altre categorie analitiche, no? Abbiamo altri termini che possiamo usare in maniera proficua. Però mentre dice questo, dice anche il linguaggio che abbiamo a disposizione oggi è ancora preciso, come se ci mettesse in un certo senso in guardia, non dice comunque continua ad essere inadeguato quello che possiamo fare, no? E continuare insomma a ripensarlo e continuare a non intenderlo mai come qualcosa di fisso, statico, no? Una volta dato per tutto, cioè mi sembra, prima stavo cercando un passo. Però su questo mi sono messa a pensare, ma perché esiste su questo aspetto, no? In una maniera che mi è sembrata molto precisa, molto puntuale, ha il timore che come il primo saggio, cioè sugli occhi dell'Occidente, è stato frainteso,
ancora oggi si possa verificare un fraintendimento? Ora, se è così, cioè non so, rispetto a un contesto italiano dove comunque ancora la riflessione su certe problematiche, a parte dei giri che io continuo ancora a vedere abbastanza ristretti, non c'è stata, c'è una discussione, una digestione di certi temi, dove c'è, ancora abbiamo fatica a fare quello che non possiamo definire una sorta di traduzione culturale, no? Tra concetti che ci vengono da fuori e vengono impiantati qua. C'è un rischio? Non so se... Cioè, vedi qualche... Non so se... Dunque, lei credo che metta molto l'accento sul linguaggio perché tutto la sua analisi è sulle rappresentazioni, quindi sulla costruzione dei dispositivi narrativi e dei dispositivi narrativi come dispositivi di potere, in questo senso il linguaggio è come veicolo di certi assetti di potere, quindi è questo secondo me un elemento che la mette, cioè che la rende così sensibile alle questioni legate al linguaggio. La questione del linguaggio però è una questione su cui la riflessione femminista è molto indagato perché, non mi viene in mente, Lucy Ligherei ha fatto tutto un discorso sul linguaggio, sulle trappole del linguaggio, sul fatto che alcuni concetti sono stati costruiti, articolati per legittimare l'esclusione delle donne e delle altre soggettività. Questo come dire, è un elemento che si potrebbe ritrovare, no, anche rispetto ad altri soggetti, non soltanto alle donne. Quando delle categorie sono state costruite avendo come modello determinate figurazioni e escludendone altre, è ovvio che quando usi quella categoria devi sempre essere piuttosto avvertita per evitare che il rimando a pratiche di esclusione o a pratiche di dominio piuttosto che a una risignificazione di quelle categorie. Penso che sia, non lo so, io la vedo più o la leggo più in questi termini che non nella paura del fraintendimento. È la consapevolezza dell'importanza delle parole e di come queste parole sono state costruite e di cosa hanno storicamente significato quelle parole, quei concetti o quelle categorie che noi usiamo. E allora, come se non riusciamo a individuare un altro linguaggio, come utilizziamo quello per dire altro? Non sarà le parole per dirlo, a volte non abbiamo le parole per dire altro e allora siamo costretti a usare quelle, ma come dire, con tutta la consapevolezza di quello che sta dietro all'uso di quel linguaggio, di quelle parole. Posso fare una riflessione un po' più, diciamo, generale e non propriamente una domanda. Cioè vorrei dire che secondo me il testo di Moanti serve anche a ricordare di quanto certe parole, certe categorie siano tuttora attuali e non superate. E questo pensavo prima alla categoria di domesticità. Questa cosa che infatti c'è nel saggio sulle donne lavoratrici viene ripreso il testo di Mies sulle Merletta e Vinar Sapur in India e questa cosa mi fa pensare a tutto il discorso che ha citato anche Raffaella sulle donne in precarietà, che sembra quasi a volte dire le donne nella precarietà ormai fanno tutti questi lavori cognitivi e quasi non esiste più questa categoria di domesticità. E, però secondo me va fatta molta attenzione su questo discorso, perché invece questa categoria è ancora molto importante, come appunto in India ai tempi queste donne si portavano appunto il lavoro a casa. Posso riportare l'esempio di un'amica compagna che lavora qua a Bologna per la GD, fa i filtrini per le sigarette a casa. Per dire, quindi secondo me il testo di Moanti, a prescindere dalle contestualizzazioni storiche, però secondo me va letto perché è ancora molto attuale. Sì, no,
viene da pensare che contemporaneamente, poi non so se vorrei ripetere una cosa detta, però che anche questa idea del fatto che il lavoro di cura sia, cioè come c'è la descrizione, viene riscritta, no? Il lavoro non è per forza il lavoro di cura, il lavoro femminile, no, no. Questo punto è, come dire, rispetto anche al fatto che se si assume che appunto il lavoro di cura è solo lavoro femminile, leggendo questo testo invece è un ribaltamento da questo punto di vista, perché per quanto sia un lavoro domestico non è lavoro di cura quello delle grandi, quindi c'è una sorta di, no, appunto, cioè, calare tra l'altro una tradizione, come dire, del lavoro femminile, del lavoro a domicilio, mm-hmm. Questo non è che si andava nella Toscana del 800 si ritrovavano quelle che intrecciavano le finestre o a casa, ma qual è però il problema? Il problema è dentro a che tipo di assetto economico questo viene inserito, perché un conto è l'economia di sussistenza, un altro conto è un'economia capitalistica, un altro conto è l'economia globale, e quindi è quello che, dire, che modifica, secondo me, c'è anche un plurale di dimensioni, no? che aiuta a dare ulteriore specificazione al fatto che quelle che fanno il lavoro di cura e che sono le casalinghe, che magari vengono descritte come del tempo libero, no, fanno delle dettagli, in realtà sono dentro dei processi di economia globale che si fonda prevalentemente su questo tipo di lavoro. No? Questo è un passaggio di economia di scala, ma che però fa la differenza, almeno per quello che... Poi io non sono un economista, ma insomma, mi sembra che quello sia l'elemento di scarto. Poi c'è la questione della ridefinizione della domesticità, di come questo discorso della domesticità si ripresenta in modo nuovo, diverso, si riarticola, si ridefinisca. Sulla questione del linguaggio, per tornare a passettino indietro, mi sembra interessante anche come, diciamo, non è solo una questione legata alla sottrazione rispetto a un ordine del discorso o dei termini che vengono usati in senso e per esercitare un potere sostanzialmente, ma dall'altra parte, secondo me, la questione importante e su cui il femminismo ha avuto il merito di interrogarsi molto è come nominare alcune questioni, come diciamo dare parola e prendere parola in senso anche generativo rispetto ad alcuni concetti, sia il primo passo verso una diciamo un tentativo di mettere in connessione dei pezzettini, ad esempio nel caso del femminismo postcoloniale rispetto alla tradizione del femminismo italiano, perché noi parliamo da questo lato del mondo, no? Mi sembra che proprio un tentativo di come dire, mettere in comunicazione queste due tradizioni in maniera però fertile e produttiva sia quella di costruire un linguaggio, costruirlo, istituirlo, in cui sia facile e sia, diciamo, fertile prendere parola e creare anche sapere come resistenza da dentro. Quindi una questione non solo, diciamo, anche se la parola non è bellissima, però il primo passo verso la costituzione di una comunità parte proprio dal linguaggio, che peraltro in questo senso come dire, è proprio per questa operazione ridà senso anche al termine identità, diciamo. Questo per esempio secondo me è vero quando lei usa il termine solidarietà, perché il termine di solidarietà che lei usa è un nominare un modo specifico di pensare le relazioni tra donne, ma che è anche generativo, perché un termine di solidarietà che non ha niente a che vedere con l'assistenzialismo, con il sentirsi parte, ma è invece un terreno di costruzione di forme antagonistiche di lotta. Questo è l'elemento chiave nel suo concetto di solidarietà, per esempio.
se non ci sono altre domande direi che possiamo chiudere. Ringraziamo di nuovo Raffaella. Grazie a voi. Maria, sono brava, l'ho accettato.